Dio, guidalo. Buonasera, care amiche, cari amici, ci troviamo nella storica Basilica dei Santi 12 Apostoli Martiri. Siamo nel cuore della capitale per vivere una speciale preghiera per l'Italia, un'iniziativa che il Rinnovamento nello Spirito ha voluto promuovere all'inizio del Triduo Pasquale, nell'ora in cui la Chiesa invita tutti noi credenti a meditare e a pregare, al termine della messa del Giovedì Santo in Cena Domini. Aderiscono le tre reti associative di ispirazione cristiana Reti in Opera, Forum delle Associazioni Familiari e Scienza e Vita. Il Movimento del Rinnovamento ha voluto chiamare a raccolta i rappresentanti delle principali istituzioni che sovrintendono alla vita delle nostre comunità. In questo tempo in cui il flagello del Covid-19 appare proprio come una croce piantata nel cuore della storia umana, della storia di tutti noi, una croce che tutti vogliamo presto risorga e che spalanchi dinanzi a noi giorni migliori. Abbiamo visto una croce entrare in processione dal fondo della Basilica. Questa croce ha attraversato l'Italia per la speciale Via Crucis intitolata Italia lascia passare la croce di Gesù. Dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, dalla Sardegna alla Puglia, toccando i quattro punti cardinali dell'Italia, la croce è stata portata da 14 crocifissi dal Covid-19 in 14 diversi luoghi di sofferenza di 14 diocesi d'Italia. Tante quante sono le stazioni della Via Crucis. Entriamo subito allora nello spirito della nostra veglia di preghiera e chiediamo a Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito, di voler ambientare questo prezioso gesto che compiamo tutti noi questa sera. Grazie Benedetta per la tua cordiale presenza
E grazie a voi tutti qui riuniti che, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid vigenti, avete voluto superare le difficoltà a spostarsi da casa e siete così venuti a pregare con noi in questo splendido tempio. Un tempio che ospita il tempo, questo nostro tempo che viviamo, che soffriamo, che non sembra voler dar tregua alla nostra pazienza e che sta mettendo a dura prova le nostre legittime speranze di vita buona. Siamo qui per questo, null'altro ci interessa se non invocare da Dio tempi nuovi, cieli nuovi, terra nuova. Grazie a quanti ci seguono attraverso i canali televisivi e in streaming mediante le nostre piattaforme digitali, soprattutto gli anziani, le persone che sono nella sofferenza o coloro che non possono allontanarsi da casa o dai luoghi nei quali si trovano. Grazie con tanta cordialità ai rappresentanti delle istituzioni che prontamente hanno accolto il nostro invito a pregare per l'Italia. Ministra Gelmini, Sindaca Raggi, Cardinale Gambetti, Professor Bellantone, sinceramente grazie. Una preghiera per l'Italia. Sì, il nostro Paese non può mettere in parentesi la fede e non può delegare al cielo la responsabilità di ciò che sta accadendo sulla terra e che passa proprio dal coraggio che la fede deve suscitare nella mente, nei cuori, nella volontà di ogni credente. Niente più della preghiera è principio unificatore e pacificatore del reale, perché chi prega vede la storia con occhi nuovi, vede il prossimo come amico e non come un estraneo o un nemico. Chi prega ha una diversa intelligenza della realtà e gode dell'eredità di una saggezza antica, tanto antica quanto antica è la parola di Dio. Pregando noi non siamo solo più forti interiormente, ma ritroviamo la misura del nostro essere cittadini. Recuperiamo il senso del limite, il valore del creato, la grazia della provvidenza. Pregando ci ritroviamo miracolosamente più uniti, più ispirati, più disponibili, più solidali, più prodighi, più capaci. In definitiva, pregare è il modo migliore per incarnarsi. Altro che evadere dalla realtà. Chi prega è realista, altruista, non fugge, non si impaurisce dinanzi al male. Sì, questo e molto altro di più ha il potere di fare la preghiera, anche quando ci sentiamo indegni o inadeguati dinanzi alle sfide che la vita ci riserva. Non nascondiamocelo. Il mondo vive una drammatica crisi spirituale che è madre di tutte le altre crisi vigenti. Prima che morali, dobbiamo tornare ad essere donne ed uomini spirituali. Non è tempo di essere distratti o attratti da ciò che ci fa rifuggire dall'impegno di costruire una nuova civiltà dell'amore, per dirla con San Paolo VI. Una nuova cultura del soprannaturale o della Pentecoste, per recuperare la consegna di San Giovanni Paolo II al rinnovamento nello spirito. Un nuovo sviluppo sociale ancorato allo spirituale, per dare credito a Benedetto XVI. Una nuova fraternità universale, riconciliata e misericordiosa, per dare ascolto all'invito reiterato di Papa Francesco. Vogliamo prendere con noi, su di noi, in questa ora di passione del mondo, nelle stesse ore della passione storica del Figlio di Dio, il pianto, il grido, la protesta, il silenzio, le angosce che sono nel cuore dei nostri fratelli, dei nostri amici, dei nostri familiari, dei nostri colleghi, di chi non ha volto, voce, neanche la più esile richiesta di essere salvato dinanzi alla propria croce. Il Covid-19 reclama nuova passione per Dio e per l'uomo. Urge reincludere Dio nelle nostre vicende umane. Siamo andati avanti troppo allegramente e ora la coscienza collettiva chiede che si saldi il nostro debito di carità e di profezia.
Sì, possiamo amare di più, amarci di più e non lasciare senza amore politico per l'Italia, ma una preghiera per l'Italia, una preghiera ad occhi aperti, a cuore aperto, che ci faccia meritare un nuovo ardore e una nuova libertà nel seminare il bene, se vogliamo raccogliere bene comune. Buona veglia, allora, e buona Pasqua, perché sorge ed è già dinanzi a noi la luce del risorto. Invochiamo adesso lo Spirito Santo e sia Lui a guidarci. Questa invocazione dello Spirito Santo ci permette di assumere il giusto atteggiamento di fede e di ascolto. La nostra veglia si svolgerà in quattro tempi, tanti quanto sono le istituzioni qui rappresentate. In ogni momento, in primo luogo, ci sarà la preghiera, offerta a nome di tutti coloro che sono afferenti alla medesima categoria istituzionale. Al termine della preghiera, un lume sarà deposto sull'altare come simbolo di fede e dopo un breve momento di silenzio seguirà una testimonianza ricordando le parole di Papa Francesco pronunziate al convegno ecclesiale di Firenze nel 2015. I credenti sono cittadini. Un brano musicale di adorazione concluderà ognuno di questi momenti. Sarà ora la sindaca di Roma Virginia Raggi a pregare in rappresentanza di tutti gli amministratori locali. La testimonianza verrà poi dal volontariato sociale e da chi ha servito i malati di coronavirus. Nel libro del profeta Daniele sta scritto: porgi l'orecchio, mio Dio, e ascolta. Apri gli occhi e guarda le nostre distruzioni e la città sulla quale è stato invocato il tuo nome. Noi presentiamo le nostre suppliche davanti a te, confidando non sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Signore, guarda e agisci senza indugio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla tua città e sul tuo popolo. Vogliamo fare nostra questa preghiera del profeta Daniele e supplicare la misericordia di Dio sulla città di Roma e su tutte le città del mondo, afflitte dalla pandemia da Covid-19. Presto la mia voce a nome di tutti i sindaci e degli amministratori locali, dal cuore del nostro paese, in un momento agitato e complesso nella storia dell'umanità.
Le nostre città, vuote e svuotate di vita, hanno bisogno di ritrovare il passo della fiducia e la gioia di tornare a vivere in pienezza la socialità quotidiana. Sì. Tanti sono i mali che continuano ad affliggerci, ma noi crediamo che il bene vince il male, che l'amore per il prossimo non sia esaurito e che la costruzione di una nuova fraternità umana è già il segno della nostra risurrezione. Tutti noi, amministratori, abbiamo bisogno di testimoniare un nuovo amore nel servizio alla gente, un rispetto maggiore per la difesa e la promozione della dignità della donna e dell'uomo. Leviamo su di noi e sulla nostra gente il perdono di Dio per tutte le nostre non corrispondenze, per ogni svilimento dell'onestà e della carità sociale, per ogni nostra chiusura di cuore. Siamo chiamati a onorare i diritti dei più deboli e dei tantissimi impoveriti dal coronavirus, donne e uomini, anziani e bambini, che invocano considerazione e non la trovano, che attendono aiuto, provvidenza, giustizia e non le incontrano. Signore, ti preghiamo, rendici capaci di una nuova responsabilità civile. Concedici l'umiltà per anteporre il bene comune agli interessi personali e pacifica i nostri cuori, agitati dalla crisi spirituale, morale e materiale che le nostre città stanno vivendo. Donaci salvezza e procuraci giorni felici. Amen. Sono Susanna, lei è Beatrice e lei è Chiara. Siamo volontari della Confraternita della Misericordia di Roccasecca. Insieme a migliaia di volontari delle Misericordie d'Italia, siamo in servizio senza sosta ormai dallo scorso marzo. Il Covid ha modificato molto le nostre prassi ordinarie, ma ciascuno di noi ha trovato il servizio compatibile alle proprie possibilità, così che ogni giorno confermiamo il nostro sì. Noi giovani siamo rimasti a fare servizio in ambulanza. Abbiamo visto tante storie difficili, ma abbiamo imparato a sorridere e a godere del sorriso dato dagli sguardi. Abbiamo ricevuto doni inestimabili dalle lacrime di gioia di chi usciva guarito da un ospedale. Abbiamo visto nascere una creatura in pieno ambiente contaminato, travolte dalla meraviglia di una vita nascente, nonostante la positività della mamma e di tutta la famiglia. Il Covid non ha cancellato la gioia di vivere. Il momento è assai difficile. La paura spesso ci fa compagnia e non solo per noi stessi, ma per le nostre famiglie e i nostri nonni. Ma la paura non ci ferma. Noi sappiamo di dover costruire insieme ogni giorno la civiltà dell'amore e il Covid ci sta offrendo una straordinaria occasione per farlo. Siamo qui per pregare e ringraziare Dio, perché ci sta permettendo di compiere il bene e di poterlo farlo insieme, donandoci coraggio vicendevole. Noi sappiamo, abbiamo compreso che l'amore è donazione e che non c'è amore più grande che dare se stessi per gli altri. Lodiamo Dio anche per noi tanti nostri colleghi e amici che lavorano instancabilmente negli ospedali, nascosti dietro l'abbigliamento tecnico anti-Covid. Noi abbiamo compreso che l'amore, che però non può celare il cuore grande che batte nel loro petto a servizio di chi soffre. Che la Madonna, donna dei dolori, ponga il suo manto su di noi e ci insegni a servire Gesù nei fratelli e nel prossimo.
una discussione, chi di loro fosse da considerare più grande. Gesù disse: i re delle nazioni la governano e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve. Vogliamo fare nostre queste parole di Gesù, così esigenti e sfidanti. Sono come uno spartiacque per la vita di una nazione, per la salute pubblica della gente, che mai dovrebbe essere assoggettata al potere umano, a leggi ingiuste e ad ogni forma di asservimento. Presto così la mia voce a nome di tutti coloro che hanno una responsabilità politica, eletti o nominati. Non possiamo nascondere i tanti disastri che la pandemia ha generato in Italia e nel mondo. Siamo stati travolti da mille necessità e abbiamo conosciuto noi per primi la fragilità del potere e le contraddizioni di una politica spesso inadeguata alle emergenze che si sono determinate. Riconosciamo i nostri limiti, i nostri errori e sentiamo il bisogno di superare egoismi, divisioni e un uso strumentale del potere che non ci fa avanzare nel servizio al bene comune e nella custodia della moralità pubblica. Questa sera vogliamo invocare da Dio per tutti i politici una nuova passione di servizio, in special modo a vantaggio di tutte quelle categorie davvero a rischio di sopravvivenza. Chiediamo allo Spirito di Dio che accenda luci di profezia e di coraggio nei cuori di tanti padri e di tante madri, nei quali la disperazione sembra avere il sopravvento sul futuro dei loro figli. Signore, Tu hai elargito al nostro Paese così tante ricchezze spirituali, materiali, produttive, artistiche, culturali e turistiche. Fa che possiamo custodirle e saggiamente promuoverle. E hai suscitato associazioni, movimenti, istituti, reti che in mille modi si industriano ogni giorno per dispensare provvidenza e solidarietà. Ti preghiamo, conserva nell'unità il nostro Paese. Rendici sempre più accoglienti, generosi, disponibili a costruire insieme il futuro che ci attende. Donaci salvezza e procuraci giorni felici. Amen. Buonasera a tutti. Io mi chiamo Stefano Trippetti e vi porto la mia testimonianza come manager e socio di una grande società multinazionale. Devo dire che la catastrofe che si è abbattuta su di noi ha inevitabilmente cambiato i paradigmi anche della vita professionale. È davvero difficile in genere scindere il manager dalla persona, e lo è ancor di più in un momento come questo, dove inevitabilmente ciò che è accaduto tocca e interpella la parte più intima di noi. Nel tempo di Covid la mia testimonianza, che abbraccia un numero assai rilevante di collaboratori,
si è racchiusa in quattro parole che sono state un pochino i pilastri sui quali si è basata anche la mia attività, la mia professione. E queste parole sono responsabilità, ascolto, solidarietà e coraggio. Responsabilità. In genere chi ha un ruolo di governo di un'azienda ha il dovere di garantire il benessere delle persone che la compongono. Il sentimento ovviamente della responsabilità in questo periodo si è inevitabilmente amplificato in modo crescente e ho compreso che mantenere solidi i livelli di garanzia del lavoro in qualche modo mi inducevano a spostare quanto più possibile la ricchezza dall'azienda al lavoratore. Ascolto, la socialità che in qualche modo compone il contatto tra le persone nel mondo del lavoro è l'elemento essenziale sostanzialmente di un buon funzionamento di un'azienda. Questo nuovo modo di lavorare che si chiama adesso smart working, che io chiamerei home working, ha cambiato questo paradigma, anche questo paradigma. Ed è stato essenziale per questo cercare di creare dei centri di ascolto all'interno dell'azienda, ascolto e di informazione, anche su come orientarsi, non solamente sulle attività professionali, ma anche nei momenti, diciamo, di stupore, di sbandamento, soprattutto nella prima parte della pandemia. È stato un elemento estremamente importante che ha evitato il distanziamento. Il terzo pilastro è la solidarietà. Affrontiamo insieme le difficoltà. Svincoliamoci anche dai ruoli aziendali. Perché questo Covid ha appiattito anche i ruoli aziendali, anche all'interno dell'azienda, ci ha fatto riflettere che in fondo siamo tutti uguali e se affrontiamo insieme anche le nostre debolezze, in qualche modo riusciamo a trovare la forza per poterne uscire. Ed è stato meraviglioso vedere come tutto questo abbia attivato una sorta di vortice di positività reciproca, oserei dire anche inaspettata. Mettere a disposizione degli altri, diciamo, le proprie risorse economiche, di tempo e anche l'assistenza ai colleghi dipendenti in difficoltà. L'ultimo punto è stato il coraggio. La costante ricerca della virtù cristiana, della fortezza, è il dovere di chi in qualche modo crede, specie quando tutto sembra orientarsi inevitabilmente verso un'oscurità, no? Dell'anima e del corpo. Chi ha la responsabilità non può cedere allo sconforto, non può arrendersi. Questa è stata forse una delle cose più complicate. Voglio infine testimoniare anche il valore della provvidenza e del donare. Il Covid ci ha fatto trovare un bellissimo spirito di solidarietà tra le persone, tra i colleghi e anche tra di loro nell'affrontare, diciamo, questa emergenza. Ci sono delle cose molto concrete, anche la donazione del proprio tempo, delle proprie risorse, oserei dire anche specificatamente delle proprie ferie, ha consentito di ridurre notevolmente anche il ricorso agli ammortizzatori sociali e ha consentito a quelle persone meno fortunate di riuscire ad ottenere anche un livello di emolumenti, di stipendi assolutamente inattaccabile, diciamo invariato nel tempo. E questo è dovuto non solamente alla disponibilità di chi governa un'azienda, ma anche degli altri colleghi che in quella circostanza erano oggettivamente più fortunati di altri. Devo dire che di tutto il bene che ho visto in questo periodo, sembra incredibile, ma è così, ho visto anche molto bene e di tutto quello che sono certo potrei anche raccontare di più, ringrazio davvero il Signore, pregando con voi perché ci renda ancora più concretamente capaci di essere misericordiosi.
voglio adorare te, voglio adorare te, voglio adorare te, Signore, solo te, voglio adorare te, voglio adorare te, voglio adorare te, Signore, solo te. Adesso sarà il professor Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Policlinico Gemelli, in rappresentanza del mondo sanitario e scientifico. Testimonierà poi una persona che è stata malata di Covid ed è guarita. Nel libro del Siracide sta scritto: «Onora il medico per le sue prestazioni, perché il Signore ha creato anche lui». Il Signore ha creato le medicine della terra, l'uomo assennato non le disprezza. Figlio, non trascurarti nella malattia, ma prega il Signore ed egli ti guarirà. Vogliamo dare credito a queste parole ricche di sapienza antica. Presto la mia voce a nome di tutti i medici, gli scienziati, i ricercatori universitari, gli operatori della sanità, certo che Dio non è lontano dal grido di chi soffre, di chi muore, di chi invoca salvezza. Mai, come in questo anno di pandemia, gli stati del mondo hanno dato al diritto alla salute primazia su ogni altro diritto pubblico e privato. Mai, come in questo tempo, il potere scientifico e le istituzioni sociosanitarie hanno regolato la vita delle nazioni e la capacità decisionale delle istituzioni politiche. Ci siamo trovati catapultati dentro attese e responsabilità inimmaginabili. Talvolta non abbiamo saputo aiutare la gente come avremmo voluto o potuto. Signore, ti chiediamo perdono se non abbiamo saputo adempiere alla nostra missione. Gradisci il sacrificio dei giusti, dei nostri colleghi medici, 345 solo nel nostro paese, che infettati dal virus hanno perso la vita per prestare servizio ai malati di Covid-19. Ti presentiamo in special modo proprio l'ultimo di questa lista, il dottor Tolmino Rossi, che era anche coordinatore diocesano del Rinnovamento nello Spirito a Fermo. Invochiamo la tua misericordia su tutte le famiglie colpite da lutto a causa del coronavirus. Ti presentiamo tutti i nostri ammalati, i più anziani, i più soli, i più bisognosi tra loro. Possano ricevere la grazia della tua guarigione. Benedici quanti sono chiamati a prendersi cura dei sofferenti, con la stessa passione del buon samaritano, che non si risparmiò nel servizio all'uomo colpito dalla sventura. Volgiti benigno su di noi, liberaci da questa pandemia e concedici l'intelligenza per trovare soluzioni e i mezzi utili per soccorrere.
donaci salvezza e procuraci giorni felici. Amen. Sono Laura, moglie di Michele. Come in tante famiglie, il Covid è arrivato all'improvviso, nonostante le dovute accortezze. A fine ottobre mio marito e le due bambine sono risultate positive. La gestione della nuova situazione familiare si è rivelata complessa, ma veniva fatta nella pace e serenità, grazie sia alle nostre preghiere che a quelle della comunità del rinnovamento. La situazione è diventata critica quando mio marito, dopo tanti giorni di febbre e varie cure, non migliorava e su consiglio del medico abbiamo chiamato l'ambulanza. È stato un momento difficile, ma io personalmente non ho perso la pace e la fiducia in Dio. Il distacco umanamente era difficile da accettare, ma ho posto da subito la situazione nelle mani del Signore. I primi giorni di ospedale sono stati molto duri e pieni di apprensione. Mio marito rimaneva in sala di aspetto con picchi di 12 malati di Covid. Non si riusciva ad avere posto al reparto. Abbiamo intensificato la preghiera e a sentire che il Signore è vicino ed era con Michele. Giunto in reparto, Michele ha incontrato infermieri e dottori bravissimi, professionalmente e umanamente. Dal letto di ospedale, Michele ha cominciato a pregare per tutti i fratelli e le sorelle della comunità, e con il permesso dei medici ha cominciato a chiamarli uno ad uno per pregare insieme e ringraziare il Signore del dono della vita. Il Signore è intervenuto con potenza e lo ha guarito sia fisicamente che soprattutto spiritualmente. Dopo 12 giorni di ospedale, Michele è tornato a casa come un uomo nuovo, felice e sereno. Non l'avevo mai visto così in vita mia. Non si tratta di euforia temporanea per la salute ritrovata, ma di una vera conversione. Gli effetti al Signore si vedono anche in famiglia. Che gioia! Il 1° dicembre finalmente faccio l'ennesimo tampone e risulto negativo. È stata una gioia immensa riabbracciare mia moglie e le mie due meravigliose figlie. E ringrazio Elia. E lo loderò per sempre perché mi ha fatto capire il Signore che da un male può nascere un grande bene. Grazie Signore Gesù. Mi circonda e le ombre.
l'ultimo sarà il cardinale Mauro Gambetti, neo vicario di Sua Santità per la Città del Vaticano e neo arciprete della Basilica di San Pietro, in rappresentanza dei ministri della Chiesa, ma anche di tutti i laici associati e impegnati. La testimonianza ci sarà offerta invece da una famiglia provata dalla morte anche durante il Covid-19. Nella seconda lettera di San Paolo ai Corinzi sta scritto: «Il Signore mi ha detto, ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, quando sono debole e allora che sono forte». Queste parole dell'Apostolo Paolo ci fanno bene, ci rivelano la condizione di fragilità che accompagna la nostra vita, sempre bisognosa di essere sostenuta, completata, arricchita, rafforzata dalla grazia di Dio. Presto la mia voce, a nome di tutti i vescovi, i sacerdoti, i diaconi e i religiosi, ma anche di tutti i missionari, i laici e i volontari cristiani che ogni giorno, in special modo in questo tempo, vivono fino all'offerta della loro vita il comandamento dell'amore del prossimo. Tutti fratelli, ci ricorda continuamente Papa Francesco. Siamo chiamati a costruire una nuova fraternità umana, perché nessuno si salva da solo, nessuno può farcela da solo, nessuno può più bastare a se stesso. La pandemia ce lo ha insegnato, mettendo a nudo tutte le nostre umane debolezze. Dio, Padre di ogni misericordia, volgiamo a te i nostri cuori stanchi, provati, arrabbiati, delusi, confusi, amareggiati, preoccupati, feriti. La consolazione del tuo Santo Spirito si effonda su di noi, sulle nostre famiglie, sulle nostre comunità, su tutti i luoghi educativi e rieducativi nei quali siamo presenti e impegnati. Perdonaci, Signore Gesù, per tutte le nostre mancanze di fede, di speranza, di carità. Perdona la Tua Chiesa quando vanifichiamo la Tua passione e morte aderendo al peccato che Tu hai inchiodato sulla croce, lasciando che prevalga sulla grazia, incuranti della Tua risurrezione, che ci ha resi più che vincitori dinanzi al male, al maligno, alla morte. Rinnova in noi lo stupore per il Vangelo, la fiducia in tutte le promesse di vita nuova che ci hai lasciato in eredità. Signore, ti preghiamo, nel tempo della pandemia e in ogni stagione, rendici sempre audaci testimoni della risurrezione. Risorga la gioia, risorga la preghiera, risorga la comunione, risorga la fedeltà alla parola di Dio. Risorgano i tuoi santi doni e carismi. Donaci salvezza e procuraci giorni felici. Amen.
Mi chiamo Maria Pia. Sin da bambina ho avuto un'infanzia sofferta. 8 anni ho perso un fratellino di 11 mesi. 6 mesi dopo ho perso entrambi i genitori. Sono cresciuta con i nonni e poi in collegio. A 21 anni ho conosciuto Antonio. Quando mi sono fidanzata, lui non credeva in Dio. E quindi ci siamo sposati con la promessa, da parte sua, di permettermi di educare i figli che avremmo avuto secondo la fede cattolica. Così nacquero Tommaso e, a distanza di 9 anni, Matteo. Purtroppo la vita di Tommaso è stata breve. A soli 21 anni ho perso anche il mio amato figlio primogenito. Con questo grande dolore, Dio Padre ha fatto breccia nel cuore di mio marito, indirizzandolo verso un cammino di conversione e di guarigione interiore all'interno del rinnovamento dello Spirito Santo. Dopo qualche anno ho voluto condividere anch'io questa sua nuova esperienza spirituale, visti i progressi di mio marito. Si realizzava così il mio sogno di avere una famiglia cristiana. Antonio ha sempre detto il suo sì con generosità e altruismo, mettendosi al servizio dei fratelli, della Chiesa, fino a che il Covid non l'ha fermato. Proprio ieri, nella Chiesa Sacra Famiglia di Nazareth, abbiamo celebrato le esequie e sono qui a ringraziare il Signore per avermelo donato e a unire il mio dolore a quelle di tante famiglie che, come me, hanno conosciuto la morte provocata da questo virus. La sofferenza di Antonio è durata 18 giorni. Sono stati giorni nei quali, privata della possibilità di vederlo, ho pregato intensamente, chiedendo al Signore di conservarlo ancora vivo. Poi mi sono disposta a finire la sua volontà, a fare la sua volontà. Quanta gente si è stretta intorno a me nella preghiera. Ho visto il miracolo di tante persone non praticanti che sono tornate a pregare. Il mio cuore è trafitto dal dolore, ma in Dio è l'unica mia fonte di pace, così che io non abbia a sentirmi abbandonata e sopraffatta. Ringrazio Dio di avermi ammesso accanto a Antonio e di aver imparato da mio marito ad amare di più del Signore. Io, che mi sentivo più avanti a di lui, vedo ora che lui mi precede in cielo. Io credo nella resurrezione e nella vita eterna. Credo che un giorno lo ritroverò insieme a nostro figlio Tommaso e ai miei genitori. Sei Cristo.
santo, lode e gloria, onore a te. Lode e gloria, onore a te. Siamo giunti al termine della nostra veglia. Saranno adesso 6 bambini a presentare una preghiera a Dio Creatore. Lo faranno con le parole di Papa Francesco, che ha composto questa preghiera a conclusione della sua seconda enciclica sociale Fratelli Tutti. Ci uniamo adesso a loro e alziamo la nostra piccola luce. Alla fine sarà il Cardinale a impartire la benedizione. Signore, Signore e Padre dell'umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità. Infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. Il nostro cuore si apre a tutti i popoli e le nazioni della terra. Per riconoscere il bene e la bellezza che è seminato in ciascuno di essi. Per stringere legami di unità, di progetti comuni e di speranze condivise. Amen. È stato un momento molto intenso, credo vissuto profondamente da ciascuno di noi. Bene, allora vogliamo raccogliere tutto il dolore del mondo, ma anche tutte le speranze del mondo. Vogliamo raccogliere anche tutto l'odio del mondo e tutto l'amore che c'è nel mondo. Gesù fa nuove tutte le cose. Apriamo il cuore allo stupore e insieme a Lui, nostro fratello e nostro Signore, ci rivolgiamo a Dio nostro Padre, come Lui ci ha insegnato a fare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su di voi, sulle vostre famiglie, sulla nostra nazione, sul mondo intero. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di te. Signore, ti sei fatto uomo. La nostra preghiera per l'Italia si è così svolta e davvero sentiamo un grande bisogno che il Paese, le nostre città, le nostre famiglie, le nostre comunità ecclesiali siano benedette da Dio. Ringraziamo il Rinnovamento nello Spirito per aver promosso questo gesto di comunione. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti per la disponibilità manifestata. Ringraziamo i frati francescani conventuali che hanno voluto ospitare la veglia in questa splendida basilica. Grazie a Telepace e ai social del Rinnovamento per lo splendido servizio di trasmissione in diretta che hanno svolto. E grazie a tutti i tecnici audio, luci, alla stampa, alla regia, alla produzione Voce Più del Rinnovamento, ai musicisti, ai cantori, al servizio d'ordine. Grazie a tutti voi che vi siete resi qui presenti e a tutti quelli che hanno seguito da casa. Prima di augurarvi una buona Pasqua di Resurrezione, c'è anche una comunicazione di servizio. I frati hanno chiesto all'uscita della Basilica di non assembrarvi e mi invitano a prendere il lumino come simbolo di questa serata che sia veramente di luce e di resurrezione per tutti noi. Buona Pasqua.